Ciao Cubers, eccoci ad un nuovo format di questo canale, ovvero la sezione Parliamone. Lo scopo di questa nuova piccola serie che vorrei portare sul canale è quella di parlare di argomenti più o meno vari, ovviamente relativi al mondo dello speed cubing e di tutto ciò di cui noi ci occupiamo, quindi assolutamente in topic, però parlarne in maniera un po' informale, un po' libera, un po' così come viene, e gli argomenti ovviamente vorrei che li proponeste voi, quindi sarà una cosa molto molto interattiva. E direi, quale argomento migliore per cominciare questa serie se non quello di parlare del futuro di questo canale? Indiscutibilmente, quando ho ripreso a fare video a ottobre, quindi ormai 9 mesi fa più o meno, i numeri sono saliti a picco, mi avete dato tante soddisfazioni, gli iscritti sono aumentati tantissimo, le visualizzazioni erano incredibili e ho avuto veramente tanta motivazione nel produrre tanti video. Indiscutibilmente però negli ultimi 3-4 mesi almeno le visualizzazioni, i numeri, gli iscritti sono calati tanto, addirittura passo anche 3-4 giorni senza avere un iscritto nuovo. Quindi mi chiedo, sto sbagliando qualcosa, sto gestendo male il canale? Non lo so. E anziché buttarmi giù, la mia idea è quella di cercare di dare una bella botta di sprint al canale, trattandolo un po' come se fosse una trasmissione televisiva sul tubing, divisa in puntate, o meglio in sezioni, dove voi possiate sapere, ad esempio, che ne so, che il lunedì esce la puntata di Parliamone e magari il mercoledì esce un altro format, escono dei tutorial, escono le review e così via. Vorrei dare una continuità. Questo lavoro vorrei iniziare a farlo dopo l'estate, chiaramente, quindi probabilmente da fine agosto inizierò a registrare quanti più video possibile e inizierò a organizzare la programmazione YouTube. Vorrei che il canale avesse una continuità, così come l'ha avuta in 4 anni, a parte un piccolo anno di pausa che purtroppo mi sono preso per tante ragioni personali, pochi stimoli nell'ambito del cubing e così via. Parliamo di quello che voglio fare. Allora, vorrei innanzitutto avviare la sezione Parliamone. Probabilmente potrebbe essere una roba settimanale, quindi ad esempio tutti i lunedì o tutti i martedì, i giorni li decideremo dopo l'estate tutti assieme, però una volta a settimana parlerò di un argomento e affronterò, che ne so, l'argomento 2x2, 3x3, non a livello di tutorial, ma proprio a livello di discutere pro e contro tra i vari cubi, discutere quali sono le cose che vado a cercare in un puzzle, discutere su scelte di combinazioni di spedizioni dagli store, insomma tutte quelle cose un po' varie che mi chiedete continuamente sotto i video. Poi un altro format che vorrei avviare è quello delle domande e risposte, e lì pensavo una volta ogni 2 settimane, una volta al mese, fare un video in cui rispondo alle vostre domande, ma diciamo rispondo a una parte delle vostre domande, perché rispondere a tutte in un video significherebbe fare un video da 6-7 ore e non avrebbe senso. Quindi rispondo alle vostre domande, poi ci saranno ovviamente i tutorial e le recensioni. Queste ci sono sempre state sul canale e non mancheranno. Non avranno cadenza standard, nel senso che sono le due categorie di video che produrrei più a sentimento, nel senso che per esempio esce un nuovo 3x3, lo acquisto, ve lo mostro appena esce, insomma appena lo possiedo. È inutile mettere una cadenza e poi rischiare di mostrarvi un 3x3 magari a causa della programmazione dopo qualche mese dalla sua uscita. Ad esempio adesso ho già alcune recensioni registrate di cubi usciti ormai da un po' di tempo, le pubblicherò, perché voglio dire, perché non pubblicarle, però sono poco interessanti dopo che il cubo è uscito da parecchio tempo, quindi le recensioni saranno pubblicate quando il cubo sarà disponibile e quindi possibilmente appena uscito, e i tutorial quando avrò capito come produrre i vari tutorial. Vorrei coprire tutte le categorie VCA, vorrei anche coprire un po' di categorie non VCA, quindi puzzle alternativi. Un'altra serie che vorrei fare è una serie che prende spunto da un canale YouTube sempre di cubing, non ricordo il nome. L'idea sarebbe: Zamu sa risolvere questo puzzle? Quindi prenderei tutti i puzzle non VCA, puzzle strambi a forma di stella, puzzle a forma di casetta e così via, delle shape mod, insomma ne ho veramente tanti. Ho tanti cubi con restrizioni, latch cube,
Constraint Cube della Calvin Puzzle e così via, ne ho veramente tanti. Vorrei mescolare uno di quei puzzle in ogni video e ragionarci assieme a voi e risolverlo in video. Se riesco a risolverlo, se non lo risolvo magari cercherò dei tutorial e poi aggiornerò il video. Altra categoria che farà parte del canale sarà quella off topic. Come avete visto finora ho pubblicato mi pare 3 o 4 video, sono andati molto bene. Tra l'altro uscirà un altro video mentre sto registrando questo, quello sul Tamagotchi, lo avrete già visto quando mi sentirete parlare di questa cosa. E in generale quella categoria off topic, a cadenze più o meno di un mese e mezzo, tirerò fuori sempre qualcosina di simpatico da proporvi esterno al cubing. Ma per non intasare il canale con roba che non fa parte del nostro mondo, pubblicherò veramente un video ogni mese e mezzo circa parlando di una cosa esterna. Ovviamente è qualcosa di curioso, un po' nerd come piace a me e come piace anche a voi da quanto ho visto. Ed infine, ultima categoria di video che secondo me può essere molto interessante ed è il modo migliore per interagire direttamente in tempo reale con voi utenti, le live. Allora, non ho ancora capito come organizzarmi per le live, nel senso che forse potrebbe essere interessante farne una al mese, non so se farne due al mese possa essere interessante per voi, ovviamente se la partecipazione fosse molto alta per me si potrebbe fare anche più di una volta al mese. Poi, altra cosa importante, mi piacerebbe fare le live con altri cuber che partecipano in diretta in video. L'altra volta ha partecipato Alexander, un po' ammetto che mi è dispiaciuto che avesse solamente le mani inquadrate con i suoi cubi, quindi secondo me è più interessante se un cuber che decide di partecipare, insomma, si piazzi la webcam e parliamo faccia a faccia e parliamo con gli utenti. La mia idea sarebbe anche quella di coinvolgere cuber importanti, vorrei invitare un po' di amici, c'è stato Simone Cantarelli che mi ha detto che sarebbe stato disponibilissimo per fare una live, ho provato anche a scrivere a Simone Santarsiero su YouTube, non so se si è perso il messaggio, non ho ricevuto risposta, a me piacerebbe organizzare una live, tra l'altro possibilmente una live diciamo dei saluti estivi, e mi piacerebbe avere anche lui visto che è l'unico altro canale che sta portando avanti con continuità materiale sul cubing. E in generale tutti i cubers di Cubing Italy, per esempio, mi farebbe piacere che, non tutti assieme, però che qualcuno di loro decidesse di partecipare alla live, anche per magari promuovere gli eventi, per parlare dei nuovi progetti dell'associazione, perché io, essendo in Sardegna, sono un po' distante da loro, non so quali progetti abbiano in mente, non so cosa stiano decidendo per quanto riguarda lo speedcubing italiano, sarebbe bello poterne parlare in una live con degli spettatori attivi che possono far domande. Quindi questo è il futuro del canale, mi prenderò una pausa estiva, ma state tranquilli, non sarà una pausa totalmente priva di video. Adesso insomma caricherò un po' di video che ho registrato che è il caso di mettere online e ho pensato nella fase diciamo delle ferie, chiamiamola così, quindi diciamo da metà luglio fino a fine agosto, direi che quel mesetto e mezzo ce lo possiamo prendere tutti perché tanto sappiamo benissimo che non stiamo su YouTube tutto il giorno, chi se ne va al mare, chi in vacanza e così via, vorrei registrare e poi programmare l'uscita dei video, recensioni come in tanti mi avete chiesto di Twisty Puzzle non VCA, quindi tutti quei puzzle particolari che possiedo, che voi ancora non avete visto e dei quali si può parlare in brevi video, magari da 2-3 minuti, a cadenza settimanale, li programmo, continuerete a vedere dei video che parlano di cubi, giusto per non perdere l'abitudine, però ecco, credo che da metà luglio prenderò una pausa, ci rivedremo direttamente a settembre con la programmazione così come ne abbiamo parlato, con un sacco di format, diversi video a settimana di vari tipi, le live e tutto il resto, con tutorial e recensioni che rimarranno ovviamente il cuore del canale. Ragazzi, buone vacanze, ciao a tutti, ovviamente finirò di pubblicare tutti i video che ho registrato, dopodiché ci rivedremo durante le vacanze estive con i Twisty Puzzle generici e poi da metà settembre più o meno dovrebbe partire la programmazione ufficiale del canale e cerchiamo di renderlo grande assieme a voi. Quindi ciao ragazzi, buone vacanze e buon cubing! Ciao!